Ciao ragazze, bentornate nel mio canale, benvenute in questo nuovo video, finalmente registro un video, era una vita che non registravo e oggi facciamo un video haul di alcuni acquisti interessanti che ho fatto con il Black Friday e anche non con il Black Friday, insomma con delle offerte. Primi acquisti, Sephora, che ovviamente più tirchie che tirchie con i campioncini, perché mi hanno dato solamente questo campioncino di Chanel, che è un contorno occhi, e questa, che è una borsa di Sephora, con la stellina, e basta. Allora, da Sephora c'era il 15% su tutto, anche i prodotti che normalmente non sono scontati, quindi Huda e Fenty, e io appunto ho approfittato proprio per prendere qualcosa di Huda e di Fenty. Innanzitutto ho acquistato di Fenty Beauty lo Stunna Lip Paint nella colorazione super famosissima Uncuffed. Questo costa 22,90€, io l'ho pagato appunto con il 15% di sconto. Si tratta di lui, è appunto un rossetto liquido in una colorazione molto naturale, un nude malva rosato, ma che comunque ha anche una punta di caldo. Mi sembra un colore veramente stupendo. Assomiglia sicuramente ad altri colori che ho, non c'è dubbio, ma volevo provare uno di questi prodotti di Fenty perché non li avevo ancora provati e mi ispira tantissimo. Quindi ho approfittato, siccome sono prodotti che non vanno mai in offerta, per provarlo. Adesso cerco qualcosa che magari ci assomiglia, vi faccio vedere. Come tonalità sicuramente, ma di uguale nulla. Forse quello che ci assomiglia un po' di più è questo in alto, che è quello di Bottega Verde, rosa velluto. Però nulla di veramente uguale. Ok, proseguiamo. Il secondo prodotto che ho acquistato con il 15% è lei. Ragazze, io... è troppo bella. Io devo dire la verità. Ho dato via la Rose Gold nella versione originale perché non l'ho mai capita più di tanto. La Desert mi piace tantissimo, ma questa ha dei colori troppo belli. Non l'ho ancora usata perché l'ho proprio appena acquistata, ma i colori sono una cosa pazzesca, cioè sono stupendi. Veramente stupendi. Questa è tutta una palette sui toni rosati. Non è una palette, secondo me, per tutti. Perché è una palette molto particolare, pur essendo semplice. Perché alla fine non ha, a parte questi colori un po' particolari, poi sono tutte tonalità molto base. Però è bellissima. È bellissima, costa tantissimo, costa 64,90€. Appunto, io ho approfittato di questo 15% di sconto per prenderla, ma è una cosa, è troppo bella. Io non ho neanche il coraggio di metterci le dita, ve lo dico. Allora, arriva ovviamente con questa copertura degli occhi di Huda sopra. Questa è la confezione esterna e non è molto bella. Questa è la confezione interna ed è bellissima. È composta da 18 colori in 5 texture diverse, 10 matte, 4 multiriflettenti e 2 glitter pressati, una perla pressata e una base correttiva per fare un po' il cut crease, per esempio, che è questa in alto, che è una crema. Ecco, io forse non l'avrei messa proprio così in mezzo a tutte le polveri, però... però vabbè, insomma, ci può stare. Volevo swatcharvi magari queste qui che hanno queste perle. Sono super luminosi.
Multiriflessati veramente, cioè questo è un oro con dei riflessi sia rosa che giallo lime, è bellissimo, veramente bellissimo, un matte. Quando l'ho swatchata, perché io appunto l'ho presa in negozio, ho notato che secondo me le texture cambiano. Nel senso che non tutti i matte sono uguali, alcuni sono più morbidi di altri. Questo è Tickle. E per esempio questo che è Raw, che è uno scuro, mi sembra molto più morbido e più burroso di quello di questo in alto. Non lo so, poi quando la userò vi farò sicuramente sapere com'è. Comunque, non dico più niente, è troppo bella, troppo bella. E poi ho preso, con il 20 però, la Gingerbread Spice, più per una questione di collezionismo che altro, perché quando, devo essere sincera, quando ho visto le foto ho detto, no, non mi dice nulla questa palette, le prime foto che erano uscite. Poi hanno cominciato a spuntare i video e mi è sembrata più interessante dai video, e poi ha dei colori che comunque io utilizzo, classica palette di quelle di Too Faced in latta, come la Chocolate. La apriamo, vediamo di non farla cadere. Questi sono i colori. Questa, a differenza di quella di prima, è una palette secondo me più sfruttabile. Profumo buono, perché è anche, può anche essere una palette adatta un po' a tutti, perché non, sì, ha un, questo fucsia, questo arancio, però per il resto sono colori tutti molto semplici. Swatchiamo qualche colore, swatchiamo Hot Toddy, wow. Wow. Un matte, vediamo il fucsia, che è Gumdrop. Sì, mi sono sporcata il maglione bianco. Bravissima, complimenti. Vediamo il viola, che i viola sono difficili di solito. Di solito Figgy Pudding. No, beh, in realtà, guardate qui. È pigmentata, è un pochettino forse, ma lievemente polverosa, lievemente, però anche questa ovviamente la proverò e mi riservo di parlarvene più avanti. Ovviamente il suo cartoncino, come in tutte le palette di Too Faced. E questi sono stati i miei acquisti da Sephora. Ho preso proprio tre cose, ma in realtà ho speso un sacco, però voglio appunto provarle e poi vi farò sapere. Ho effettuato poi un ordine sul sito di Bio Boutique La Rosa Canina e ho comprato un sacco di cose. Questo è il pacco, lo tengo sulle ginocchia. Allora, vediamo se c'è la fattura con i prezzi. No, in realtà non c'è. Ve li metto sotto nell'info box i prezzi, perché non me li ricordo sinceramente. Allora, come campioncini mi hanno dato la crema viso purificante di Alchemilla, di Eterea la crema giorno Prodigious Elix Anti-Age, l'Intensive Anti-Ox Concentrate di Eterea, che voglio provare assolutamente, e la BB Cream di Puro Bio colorazione 02. E poi in omaggio mi hanno dato questo, anche il succo di fiori biodetergente corpo iris e zenzero della Saponaria. Anche mi hanno dato in omaggio anche di Nakomi l'attivatore per le maschere in polvere, che in realtà volevo comprare perché ho alcune polveri che non so mai come utilizzare, e quindi mi fa molto piacere che ci sia. Poi ho preso la lip, è su Bio Boutique
c'era su alcuni prodotti il 40, su altri il 30 e su alcuni forse il 25, adesso non ricordo, comunque gli sconti erano abbastanza alti. Ho preso la lip cream di Puro Bio, questa costa intorno ai 5 euro mi pare, e, appunto è una lip cream, quindi dovrebbe essere in teoria più ricca e più idratante di un burro cacao, vedremo. Poi ho preso un prodotto che volevo provare da tanto, che è il burro struccante ai frutti rossi di Bioficina Toscana. Questo costa, mi pare, intorno ai 12 euro, una cosa del genere. Poi, di Giada, l'impacco capelli rinforzante con spirulina, perché sto perdendo tantissimi capelli in questo periodo e quindi ho voluto provare qualcosa di fortificante. Questo appunto è un impacco da fare prima dello shampoo. È una linea nuova di Giada che è appena uscita. Poi, l'edizione natalizia di Anthos, la crema mani al panettone, e sono curiosissima della profumazione, veramente mi ispira tantissimo. Sempre di Anthos, la maschera equilibrante all'argilla gialla. Poi, sempre per la perdita di capelli, ho preso il secondo pacco delle fiale di Dr. Tuffi. Il primo pacco l'avevo preso proprio sul loro sito con il 30% di sconto, ma mi è stato consigliato di fare due scatole, quindi un ciclo di due scatole, quindi ho preso anche la seconda. Poi ho preso di Alchemilla, della linea K-Hair, il balsamo antigiallo per capelli biondi, perché voglio andare a togliere un po' di riflessi rossicci dai capelli e farli diventare di un biondo un po' più freddo. Ho preso anche lo shampoo, sempre antigiallo della stessa linea. Non li userò per gli shampoo quotidiani, ma diciamo una volta ogni, non so, due settimane. Poi ho preso di Bioficina Toscana la maschera in tessuto idratante illuminante. Ancora Anthos, la crema base per il trucco. Il face scrub, ma che può essere usato anche sulle labbra, face and lip scrub di Nakomi, alla piña colada, idratante. E poi ho preso due prodotti di Etherea che mi ispiravano tantissimo e sono la Lux Light Essence, quindi la Essence illuminante. E qui li ho presi perché c'era lo sconto del 15%, perché su Etherea di solito non c'è mai nessuno sconto. Non aderisce solitamente a sconti. E la Lux Crème Sorbet, quindi la crema sempre per la luminosità, che è questa, che ha un erogatore molto particolare perché è come a spruzzino. Adesso non la apro perché ho altre cose aperte, ma voglio, sono curiosissima di provarla. E con con la Bioboutique La Rosa Canina ho finito. Ultimo round, anzi ultimi due round di acquisti sono stati appunto sul sito del Dottor Tuffi e su Bienporio Natura. Su Bienporio Natura c'erano gli sconti fino al 50%, ma questo prima del Black Friday, sarà un mese. Su Dottor Tuffi ho preso un pacco appunto di fiale e poi ho preso lo Sweet Bio Peeling Liquid Soap, il sapone viso, detergente viso all'acido glicolico, e la lozione tonico all'acido glicolico, sempre appunto della stessa linea. Si sentono dire cose meravigliose su questi prodotti al glicolico di Dottor Tuffi. Io non ho preso il kit, ma ho voluto prendere appunto il detergente e il tonico. Allora, su Bienporio Natura appunto ho fortunatamente i prezzi. Bienporio Natura, allora, ho acquistato varie cose. Partiamo subito da Bioficina Toscana, maschera in argilla oro detox purificante, pagata 4,95 euro.
Altre maschere sono queste di Secret d'Effet, la maschera purificante 3,90€, sono quelle in polvere da miscelare, sono due bustine, e quella equilibrante al pompelmo e limone peel off 4,20€, sempre due bustine. Poi mi hanno dato in omaggio la crema mani, alcuni dei campioncini che mi hanno dato li ho già dati a mia sorella, altri li ho ancora. Poi di Volga, che sono i miei scrub in assoluto preferiti, il mare addosso, questo è quello marrosso, Arabian Nights, note calde di nettare inebriante, pagato 8,90€. Poi Domo Sole a Toscana, crema sapone Sebo Lift, ok, questa l'ho pagata 16€. Il di Eclab, lo shampoo balancing alla melacotogna, 5,50€. Poi il tonico sempre di Eclab, purificante, questo l'ho pagato 5,50€, pure lui. Un altro tonico, ma delle Caffè de Beauté, pagato 4,90€, è quello vitaminico. Balsamo, sempre di Le Caffè de Beauté, 7,50€, è il balsamo extra volume lavaggi frequenti. Ok, e poi ho preso degli scrub di Organic Shop, pagati 2,15€, quindi la metà. Papaya. Questi scrub mi piacciono tantissimo, non sono i miei preferiti come quelli di Volga o di Nakomi, ma per il prezzo che hanno sono ottimi. Caffè è uno di quelli che preferisco in assoluto. Mandorla e zucchero di canna. Miele e cannella. E dei campioncini che mi sono rimasti, che non ho dato a mia sorella, sono... Ah no, c'è ancora la maschera di Natura Equa, peel off, monodose, 3,90€. Il siero contorno occhi Eye Care di Eclab. Domus Olea Toscana della linea 11, lo shampoo micellare, cute sensibile, lavaggi frequenti. Giada, balsamo volumizzante. Ecco qui. Questi sono stati tutti i miei acquisti. Ah no, volevo farvi vedere un'altra cosa. Lei, ho acquistato la Poison Garden di Nabla. All'inizio non la volevo acquistare. Poi ho detto, vabbè, l'acquisto, dai, la compro. Sono riuscita a prenderla con uno sconto su Sogno Bio. Questa è la palette, questi sono i colori. Il trucco di oggi l'ho fatto con lei, ho utilizzato per la piega Zen e Narrative, poi ho usato un pochettino di Berry Bite, che è questo fucsia, e poi ho usato Fabrique e Rosita e mi è uscito questo trucco. Ah, e ho usato anche Canvas. L'ho usato sotto l'arco sopraccigliare e per andare a smorzare un pochettino Berry Bite perché era mattina. E questo è il trucco che mi è uscito. A me piace, sinceramente il trucco mi è piaciuto. Ci sono alcuni colori che non utilizzerò, per esempio il viola, cioè, scusate, il viola, il blu elettrico, perché non è nelle mie corde, ma tutti gli altri colori sono bellissimi, almeno a me piacciono tanto. Io adoro Nabla, io... Non lo so, non capisco quelli che a per partito preso non comprano Nabla e dicono che non è buono. È un brand ottimo, uno può condividere o non condividere le politiche aziendali e qui non ci piove. Ma io con tutti i prodotti che ho provato mi sono trovata benissimo. Forse quello che mi è piaciuto meno è stata la Soul Blooming, che non ho ben capito come palette. Questa mi piace tanto, la Dreamy mi piace, gli ombretti singoli sono uno spettacolo, mi piacciono tanto i rossetti liquidi, i blush, sto adorando il correttore, la cipri... Insomma, a me Nabla piace, è un brand che mi piace molto e quindi continuerò ad acquistarlo. Questi sono, insomma, tutti i prodotti che ho acquistato nell'ultimo periodo.
li testerò tutti con calma e vi farò sapere cosa ne penso. Fatemi sapere che cosa avete acquistato voi, se avete provato alcuni di questi prodotti, come vi siete trovati. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!